Ci siamo ragazzi, andiamo al voto su Rousseau. E Beppe Grillo ci invita ad andare avanti, sempre più uniti e tutti compatti, perché l'obiettivo è e resta sempre quello, realizzare il nostro programma con chi è disposto a rimboccarsi le maniche e lavorare duro. D'altronde lo sappiamo tutti, il Rosatellum è stata una legge immorale, criminale, che ha impedito al movimento di governare da solo. Siamo allora davanti a un bivio, tra scegliere per il gusto di scegliere oppure entrare con la testa e il cuore e cogliere, come dice Beppe, questa straordinaria opportunità. Dobbiamo capire che nel movimento non c'è spazio per la paura o per i calcoli e capire che il movimento esiste per un progetto, non per un profitto. E io pure ho capito questa cosa nel tempo. Ho capito che siamo un gruppo di persone libere, visionarie, persone pronte a sacrificarsi per il bene del nostro paese. In questi mesi di governo abbiamo piantato i semi di una stagione di riforme: lavoro, ambiente, imprese, famiglia, riforme che oggi dobbiamo difendere dalla mano di chi vorrebbe spazzarle via. Siamo un movimento di donne e uomini estremamente coraggiosi e altruisti e onestamente, al netto di tutte le chiacchiere e di tutti i timori, è proprio questo che mi rende fiero di farne parte. Io quindi voterò sì al movimento, sì alle riforme, sì a un futuro di democrazia sempre più partecipata, un futuro fatto di libertà.